E benvenuti ragazzi in questo nuovo tutorial. Oggi vi spiegherò come importare la scena che ho realizzato in Blender di un top down level in vari motori grafici, in vari game engine. In questo tutorial parleremo di Godot, poi più avanti vi spiegherò anche come importarlo su S2 e su Unreal. Quindi partiamo con Godot. Questa è la scena. Potete trovare anche il link di come l'ho creata su un timelapse della settimana scorsa. Come esportiamo questa scena per Godot? Selezioniamo tutto tranne le luci, quindi disattiviamo le luci e la camera. Selezioniamo il tutto e esportiamo in GLTF 2.0. Questo è un nuovo esportatore aggiunto nel 2.8. Andremo a creare, in questo caso sono nella mia cartella Godot Project. Mi salvo la cartella momentanea per le mie mesh, quindi questa la chiamo Dungeon. E salviamo all'interno Level 01. No, perché li metteremo in Godot. Per il resto possiamo lasciare tutto così com'è. L'unica cosa al limite è se avete qualche modificatore attivo, vi consiglio di applicare questo flag, perché così vi applicherà in automatico tutti i modificatori che sono stati inseriti nella scena. Quindi esportiamo. Impiegherà un po' di tempo perché ovviamente abbiamo molte mesh che verranno esportate singolarmente. In questo file, che sarà intorno ai 100 mega circa, saranno incluse tutte le texture, tutte le mesh e tutto quello che concerne la scena. Quindi metto un attimo in pausa, riprendiamo appena terminato. Impiegherà 2 minutini, 3 minutini circa. Benissimo, finito di esportare la scena, come vedete intorno ai 100 mega il file, anche il preview di Windows ci potrà far vedere come è stata esportata. Possiamo anche fare un doppio clic, credo dovrebbe aprire anche il file. Un attimo di pazienza. Ecco, come vedete è stata esportata con tutte le texture e tutto quello che è necessario. Ottimo. Quindi passiamo un attimo in Godot. Quindi creiamo il nostro livello, questo lo cancelliamo e ne creiamo un altro. Allora, new project, andremo nella nostra cartella, cliccheremo su dungeon, no, dobbiamo creare una cartella vuota, quindi level top down game. Ok, in questa scena, che diciamo questa è la cartella del nostro progetto, quindi selezioniamo la cartella e possiamo creare game top down, ovviamente potete chiamarlo come volete, e creiamo la nostra scena. Ecco, questo è il nostro Godot. Adesso andremo a copiare il nostro dungeon. Copy, e andremo a inserirlo nella nostra cartella del gioco. Test. Benissimo. Godot ci dovrebbe importare in automatico la nostra scena. Sta importando tutte le cartelle. Come potete vedere, ci ha creato all'interno della cartella dungeon i nostri materiali. Ha importato tutto in automatico. Fantastico. Benissimo. Quindi possiamo aprire Level 01, creiamo un nuovo livello ed è stato importato. Ci sono dei piccoli aggiustamenti da fare, per esempio dobbiamo disabilitare l'alfa in questo materiale e mettere invece un po' l'acqua in trasparenza.
Come facciamo? Allora, qua abbiamo i nostri bei materiali, questo è il nostro livello, come vedete. Quindi andiamo sul livello dei props, che sono praticamente, ecco qua, andiamo qua che si vede meglio, le travi. Come vedete c'è un alpha channel, noi dovremo disattivarlo. Semplicemente clicchiamo, doppio clic sul materiale, andremo sui flag e disattiviamo il transparent. Adesso sistemiamo l'acqua. Ok, dobbiamo invece aggiungere qua un po' di trasparenza, quindi andremo su water, cambiamo in albedo, andiamo a cambiare leggermente il colore, magari lo facciamo leggermente più blu e abbassiamo l'alfa, sì, come se fosse un pochino in trasparenza. Ovviamente potete poi successivamente mettere qualche texture per creare la normal map sull'acqua e così via. Io per adesso vi sto facendo vedere un procedimento abbastanza veloce. Ok, siamo quasi. Cosa facciamo adesso? Adesso aggiungiamo, e questi sono tutti i nostri elementi. Come vedete ogni elemento è selezionabile e quindi lo possiamo spostare e duplicare se vogliamo. Sono tutte inserite su questa directory come noi le abbiamo impostate su Blender. Le selezioniamo tutte. Ok, creiamo una sottoroot, magari questo lo chiamiamo level 01, anzi no, chiamiamola master scene. Ok, perché il level 1 diciamo è la root. Selezioniamo tutte le nostre mesh e le trasciniamo all'interno, anzi questa la chiamiamo mesh directory, forse è meglio mesh directory, così possiamo essere più ordinati. Cosa ci manca ancora? Ci manca da sistemare l'ambiente e inserire le fonti di luce. Quindi noi andremo adesso ad aggiungere al level 01 un environment, world environment. Ok, lo creiamo, andremo a cliccare sull'apposito flag new environment ed ecco qua il nostro sistema di atmosfera, chiamiamolo così. Quindi andremo a realizzare vediamo ambient light, background, usiamo un color sky per esempio, no, uno sky. Possiamo creare new procedural sky, ci va bene questo. Possiamo ovviamente modificare qualche parametro se vogliamo. Per esempio noi potremo il background, l'ambient light, possiamo anche gestirlo un pochino, però mi sa che non cambia nulla in questo caso, niente. Mettiamo un po' di nebbia, molto interessante. Forse il background lo cambierei un po', quindi clicchiamo su procedural sky e scuriamo un po' l'atmosfera, diciamo. Ok, lo facciamo lo stesso per quanto riguarda il ground, più scuro, e anche questo ground lo faremo anche un po' più scuro. Ok, bene, quindi dicevamo, ops, mi è sfuggito l'environment. Ok, il sun possiamo darlo un po' che dà sul blu leggermente, ed
texture size lasciamo 1024, va bene. Vabbè, e qui non abbiamo altro da fare, quindi lavoriamo sul, stavamo lavorando sul ambient light. Detto che serviva poco. Sulla fog cambiamo magari anche questo parametro, abbassiamolo un po', disattiviamo anche la griglia. Ok, però la fog è un po' pesante, abbassiamolo un po'. Ecco fatto. Ok, benissimo. Adesso dobbiamo accendere le nostre lampade. Qui dobbiamo usare un piccolo trucchetto. Allora, dobbiamo abilitare il glow, ma come vedete non abbiamo nessuna funzione in questo momento. Infatti, se noi aumentiamo l'intensità e il bloom, non abbiamo nulla, perché dobbiamo abilitare l'emission di queste lampade. L'emission di queste lampade sono all'interno delle texture, delle props, quindi noi dovremmo trascinare su Godot la maschera delle parti che proiettano la luce. L'unica cosa è che io le ho salvate in TFF, però Godot non le accetta, quindi dovremmo convertirle in con un software di grafica 2D. In questo caso io uso Affinity Photo, ottimo software di grafica 2D, ve lo consiglio. Quindi questa è la map, dovremmo soltanto salvarla anche in JPEG, per esempio, va benissimo. Esporta JPEG, la stessa risoluzione, esporta, andremo a salvare sul nostro sulla nostra cartella. Un attimino che andiamo subito a trovare la cartella, eccola qua. Andremo su Top Down Game, creiamo un nuovo folder chiamato texture, benissimo. Props è, quindi le mission delle props, e salviamo. Ritorniamo su Godot, già ha creato la mia cartella. Andremo adesso nel materiale delle props, dove praticamente è inserito la lampada, quindi props, esaminiamo e abilitiamo l'emission. Emission, eccolo qua. Ovviamente non emetterà nulla perché la potenza è 0, ma se aumentiamo l'emission, ovviamente senza una maschera mi proietterà tutta la texture. A noi invece serve soltanto mascherare, quindi dire al materiale qual è la parte che viene emessa. Quindi basta andare su Props Emission, drag and drop sulla texture, portiamolo in Multiply. Come vedete è stata mascherata la parte che mi serve. Possiamo dare un colore un pochino sull'azzurrino, che mi piace tanto. Energia, portiamola, non lo so, a 3. Ok, quindi andremo adesso in World Environment, ritorneremo in Glow e muoviamo un po' i nostri parametri. Per trovare l'effetto che ci piace. Benissimo. Se vogliamo vedere un pochino di più l'effetto, magari aumentiamo un po' la fog. Quindi
ecco fatto, come vedete le fonti di luce hanno adesso un piccolo effetto glow molto molto interessante. Adesso non ci resta che aggiungere dei punti luce, quindi io creerei un nodo e lo chiamerei point light. Ok, e andremo questa volta a creare una nostra light. Siamo una Omni Light. Ottimo, la spostiamo sul punto che mi interessa. Partiamo con la prima. Siamo su, almeno qua. Aumentiamo il raggio d'azione della lampada, diciamo della fonte di luce. Cambiamo il colore dell'Omni Light anche sull'azzurrino. Benissimo, ovviamente possiamo attivare se vogliamo la potenza, possiamo aumentare o diminuire la potenza. Luce in diretta, lasciamola 1. Eccolo qua, lo shadow possiamo attivare o disattivare. Io consiglio di tenerlo disattivato perché in un top down game va benissimo anche disattivato. Benissimo, fatto questo non ci resta che andare nella vista top. E duplichiamo. E muoviamo la nostra fonte di luce. Ctrl D. Questo è il raggio di azione. Ovviamente possiamo anche piazzare anche in qualche altra parte le fonti di luce per dare più luminosità alla scena. Ctrl D. E piazzate le vostre fonti di luce dove più vi piace. Poi daremo anche una controllata al limite alle altezze. Ctrl D. Molto molto bello e interessante questo tutorial. Mi era stato chiesto dai ragazzi. Come vedete, ho mantenuto la promessa. Ecco qua l'ultima. Un po' le altezze, perché ovviamente il terreno non ha la stessa posizione. Anche se in un top down game non si vede proprio, però se riusciamo, magari non è un top down game ma un altro tipo di gioco.
Benissimo. Altra cosa che vogliamo sistemare è la normal map di questo terreno, perché non si vede proprio al massimo. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul nostro programma di grafica 2D, importiamo la nostra normal map del ground, perché io l'avevo fatta in TIFF, me la salvo in PNG. Jpeg va bene anche lo stesso, abbasso un po' la percentuale perché altrimenti è troppo grossa. Esporta dungeon ben ground normal map, va bene. Esporto, ritorno su Godot, tempo che il file viene importato. Quindi andremo sul ground material, andremo su normal map. Come vedete mi ha importato una scala di grigio, perché probabilmente quando abbiamo esportato il file in Blender noi avevamo messo gray only. Quindi proviamo a mettere normal map colorata, dovrebbe migliorare un po' la situazione. Tempo del calcolo. Se vogliamo aumentare un po' l'effetto, basta muovere un po' i parametri. Ok. Lo stesso ovviamente possiamo farle anche su un se vogliamo aggiungere anche le altezze o quant'altro, se vogliamo mettere un po' di heat map o roughness, possiamo anche trascinare manualmente le nostre texture. Poi possiamo, vabbè, abilitare l'ambient occlusion se vogliamo. Però dipende anche, perché non abbiamo una texture, possiamo anche inserire una texture volendo. Comunque ci sono dei parametri che si possono migliorare. Diciamo che la scena è questa qua, quindi pronta per il vostro gioco. Consiglierei anche al limite di aggiungere o duplicare qualche altra fonte di luce per illuminare la scena e ingrandire il raggio d'azione. Migliorare un pochino la luminosità della scena. Potremmo duplicare questa fonte di luce e piazzarle anche su queste stanze. Ctrl D, Ctrl D e illuminiamo la nostra scena. Qui, volendo, possiamo aggiungere dei particellari. E diciamo che la nostra scena è bella e pronta da Blender in Godot in pochissimi secondi. Guardate un po' che bellezza. Voilà. Spero vi sia piaciuto il tutorial. Un bel like e mi raccomando, seguitemi perché avremo tante tante belle novità. Ciao!